Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ovviamente iscrivetevi al canale e lasciate un like. E oggi parliamo ancora di stadi, la puntata numero 11. E 2 giorni fa abbiamo visto la storia degli stadi della Lazio. Oggi parliamo della storia degli stadi da parte della Roma. Prima di iniziare il video, volevo già darvi l'appuntamento col prossimo video sugli stadi, che è dopodomani, dove parleremo ancora di Roma intesa come città, ma toccheremo gli stadi né della Lazio né della Roma, cioè gli altri stadi di Roma, appunto. Quindi parleremo un po' di tutti gli altri stadi, ecco. Cominciamo dunque invece con gli stadi, appunto, della Roma, della S Roma. Nel 1927 la Roma nasce, come sapete tutti, da una fusione tra Mater Roma, Alba Roma e altre società romane, creando appunto l'Associazione Sportiva Roma. E il primo stadio della S Roma è stato appunto il Motovelodromo Appio. Qui la Juve ci gioca una partita solo ufficiale e finisce in parità. Ne gioca però un'amichevole e finisce 1-0, non si ha però il nome del marcatore. Dal 1928 fino al 1930 la Roma si trasferisce allo stadio del Partito Nazionale Fascista, che poi diventerà stadio nazionale, ma allora era stadio Partito Nazionale Fascista. In questo stadio, in uno dei periodi storici migliori per la Juve, da lì a poco sarebbe iniziato il quinquennio d'oro, la Juve vince 2-1 con le reti di Magni e Meazza. Perché ricordiamo, Giampiero Meazza ha giocato anche nella Juve, questa cosa la ricordo sempre. La Roma nel 1930 ha il suo stadio. Eh sì, la Roma si era costruita lo stadio. Lo stadio fu creato dal padre di Sensi. Sensi, quello che appunto ha portato la Roma a vincere lo scudetto nel 2001, suo padre fu proprietario della Roma negli anni 30 e 40. Costruì questo stadio all'inglese, tutto di legno, giallo-rosso da tutte le parti. Lo stadio si chiamava Campo Testaccio. È stato ricostruito da poco, ma solo, come posso dire, a titolo allegorico, infatti molto più piccolo. Ci gioca, credo, proprio la Testaccio, la squadra di Testaccio proprio, però ovviamente non è più utilizzabile per la Roma, per la S Roma. In questo stadio qua, dove la Roma gioca parecchi anni ed è stato il campo simbolo della Roma, la Juve vince 3-2 con Cevegnini doppietta e Muneratti il terzo gol. Questa è stata la prima vittoria in questo stadio. Dopodiché, la Roma torna al stadio del Partito Nazionale Fascista, ci rimane fino al 1945. Nel 1945 lo stadio del Partito Nazionale Fascista cambia nome, perché finisce la guerra e ovviamente si va avanti, cambiano le nomenclature di quasi tutti gli stadi e lo stadio diventa semplicemente Stadio Nazionale. La Juventus contro la Roma in questo stadio vince 5-1 con la doppietta di Piola, Sentimenti Quinto, Astorri e l'autorete di giocatore della Roma. Questa è la prima vittoria nello stadio nazionale. Lo stadio nazionale nel 49 cambia nome e diventa Stadio Torino in onore del Grande Torino. Vi ricordate, ne avevamo già parlato anche nel video per la Lazio. La Juve in questo stadio qua vince con questa nomenclatura 1-0 con la rete di Manente. Nel 1953 la Roma si trasferisce e va allo stadio dei 100.000, quello che poi diventerà stadio olimpico, ma originariamente si chiama stadio dei 100.000 perché in posti in piedi, potevano tenere 100.000 persone. Chiaramente poi con l'Olimpico la capienza si è ridotta, è diventato molto più bello lo stadio, ma ovviamente si è ridotta anche la capienza perché quei seggiolini occupano spazio. Nello stadio di 100.000, dove la Roma ci rimane fino al 1960, la Juventus vince 3-2 con le reti di Colombo, Montico e Hamrin. Dal 1960 a oggi diventa stadio olimpico e la Juve vince a Roma allo stadio olimpico, la prima volta con la doppietta di Stacchini, vince la Juve per 2-1. Chiaramente l'Olimpico è diventato olimpico dal 1960, appunto, come vi ho detto mille volte, le Olimpiadi hanno influito. Anche qui, come la Lazio premessa, nel 1989-90 lo stadio Flaminio è stato terreno di casa per la S Roma. Con la Lazio la Juve pareggiò, con la Roma giocò 2 partite, campionato e Coppa Italia, le perse tutte e due la Juve, quindi 0 vittorie nello stadio Flaminio con la Roma padrona di casa. Resta quindi una sola la vittoria della Juve allo Stadio Flaminio in Coppa Italia contro il Foggia nel 63.
Ragazzi, a me non resta che salutarvi. Vi ricordo, rinnovo l'appuntamento dopodomani per parlare ancora di stadi e soprattutto degli stadi restanti della capitale. Sono tanti, li toccheremo, parleremo di tutti questi stadi e sono sicuro che vi divertirete e troverete qualche, come possiamo dire, aneddoto molto particolare. Ciao ragazzi, al prossimo video.